Qual è l'errore più grande nel mandare un preventivo come libero professionista o come azienda? Mandare solo il preventivo. Uno dei cruci più grandi delle persone con cui lavoriamo, delle aziende con cui lavoriamo, quando parliamo di comunicazione, è il fatto che non capiscono perché il preventivo non funzioni. Cioè, ci dicono i clienti continuano a spingere sul prezzo e basta. Ecco, non è una questione di prezzo di solito. O ti sei proprio posizionato male, quindi stai servendo clienti che non vanno bene, oppure il preventivo gioca una parte importante. Non è tutto, ovviamente, ma è una parte importante. Vediamo gli errori che vedo fare da tantissimi professionisti, che tra l'altro ho fatto anch'io all'inizio della mia carriera, e che quindi puoi evitare perché fanno veramente la differenza tra essere scelti e non essere scelti. Allora, ti faccio fare questo esercizio. Immagina che il cliente non si ricordi chi sei tu, no? Quindi tu mandi un preventivo, non è che hai in mente un brand famosissimo. Di solito le persone, magari sei un libero professionista, una microazienda, chiedono 3, 4, 5 preventivi. Arrivano 4, 5 preventivi, a volte non si ricordano neanche chi ha mandato cosa. Quindi non fidarti del fatto che abbiamo fatto una bella chiacchierata, perché non è quello che fa decidere. E poi mettiti nei panni del cliente, hai davanti 5 preventivi, perché deve scegliere proprio il tuo? Guardalo, guarda il tuo preventivo. Se hai davanti 5 prezzi, quale criterio userà il cliente per scegliere? Se ha solo 5 prezzi, cioè immagina, guarda il tuo preventivo, se è solo una descrizione dei servizi più il prezzo, immagina che il cliente avrà davanti altri 4 preventivi uguali, con la descrizione del servizio e il prezzo. Se più o meno sono uguali e il cliente potrebbe non vedere i dettagli, allora sceglierà sul prezzo. Magari di solito i clienti cosa fanno? Eliminano il più basso, eliminano il più alto e scelgono in mezzo. Che non è un ragionamento fantastico, no? Perché cosa vuol dire scegliere più basso, scegliere più alto? Cosa vuol dire? Non è certo una scelta strategica, è una scelta appunto basata sul prezzo. Devi immaginare che il cliente non conosca niente del tuo settore, perché spesso è così, e quindi non dire, ma non hai visto che io ho anche questo? Il cliente potrebbe non sapere cosa vuol dire, quindi devi saperlo descrivere bene. Consigli per migliorare tantissimo le conversioni e diminuire la richiesta di sconto. Prima di tutto, manda sempre una presentazione della tua azienda o di te, meglio se personalizzata, cioè manda solo quello che è interessante per il cliente. Se è una presentazione molto grande, a volte io vedo presentazioni di 40 slide dell'azienda, ma non la leggeranno mai. Perché non scegliere quelle 10 slide che sono proprio interessanti per la persona, per l'azienda? Ok, poi magari mandi un'altra presentazione separata dell'azienda, più generica, però di solito non serve. Poi manda una serie di case studies rilevanti, cioè che siano interessanti per quell'azienda, magari dello stesso settore. E manda un link al portfolio se sei un libero professionista, un documento in PDF con il portfolio rilevante per il cliente sempre. Oppure spiega perché il prezzo è quello indicato in dettaglio, con i risultati e i vantaggi, cioè se tu sai che costi più della media, devi dirlo perché. E quindi devi dare i vantaggi e i risultati già nel preventivo, cioè ci deve essere proprio una presentazione che faccia vedere la differenza. Quando le persone guardano il tuo preventivo e guardano gli altri, il tuo preventivo deve emergere tantissimo, perché le persone dicono wow, questo è sicuramente un valore eccezionale, e quindi ti scelgono anche se costi di più. Quindi una personalizzazione della presentazione, una presentazione con case studies, con una descrizione minuziosa dei vantaggi e dei risultati, non solo delle caratteristiche tecniche, perché le persone non capiscono quali sono le caratteristiche tecniche del tuo settore e soprattutto perché tu mi stai dicendo che questo è migliore di quest'altro. Cioè devi spiegarmelo, qual è il risultato per me cliente? Quando hai fatto questo elenco di risultati, le persone indubbiamente vedranno quel prodotto, quel servizio come di maggiore valore. E quindi ti differenzieranno nella loro mente quando riceveranno altri preventivi che invece sono solo prezzi, praticamente, con una piccola presentazione e descrizione dei prodotti e dei servizi sommari. E a volte io vedo delle descrizioni che io non capisco e quindi sono praticamente inutili. Non farlo, segui questi consigli, ci metti un po' a creare una presentazione, ma poi vedrai che personalizzarla ci metterai poco e il tuo preventivo sarà molto più efficace.